abbiamo una palestra all'interno della nostra azienda e grazie all'orario flessibile le persone possono partecipare e a fare attività fisica quando lo desiderano, prima di iniziare a lavorare, durante la pausa pranzo oppure alla sera. Un'altra cosa che abbiamo fatto, credo molto importante, sia per i nostri dipendenti ma anche per tutto il territorio, è la realizzazione di un asilo nido. Insieme con il comune, qualche anno fa abbiamo realizzato questo asilo al quale vanno i figli dei nostri dipendenti, ma è aperto anche ad alcuni bambini delle liste comunali. Una delle iniziative più importanti è stata sicuramente la costruzione dell'asilo nido aziendale, che è avvenuto nel 2006. Questo asilo è stato inaugurato appunto a settembre 2007 ed ospita attualmente 42 bambini. All'interno dell'asilo possono essere accolti i figli e i nipoti dei miei dipendenti, ma anche i bambini residenti nella comunità, quindi i bambini che sono nati a Marano sul Panaro. Quest'anno la percentuale è di circa il 40% di figli dei nostri dipendenti e il 60% della comunità. Da 2 anni abbiamo implementato e aperto un centro estivo dedicato ai bambini che vanno dai 3 ai 6 anni. Vengono accolti nel parco che abbiamo intorno all'asilo e durante tutta l'estate, quindi durante le 8 settimane estive, vengono accolti da laboratori, attività ricreative, piscina, equitazione, e in questo modo diamo appunto una risposta anche ai genitori che durante l'estate di solito hanno difficoltà a lasciare i propri figli. Quest'anno poi abbiamo scelto di donare al comune di Marano un'area giochi, quindi abbiamo allestito con dei giochi il parco fluviale di Marano, che è un'area verde molto estesa e molto frequentata durante l'estate, che però era priva appunto di giochi, e quindi abbiamo deciso di accogliere questa richiesta del comune. In questo modo abbiamo reso più bello e più frequentabile una delle nostre aree più conosciute. Portobello nasce grazie alla spinta di associazioni di volontariato della città di Modena, sono più di 20 che hanno aderito e hanno promosso il progetto e hanno deciso di dare una risposta nuova a un bisogno della comunità legato alla crisi economica e alla difficoltà di molte famiglie a far fronte alle spese della vita quotidiana. Le famiglie che sono in difficoltà e che decidono e che vorrebbero accedere a Portobello devono rivolgersi ai servizi sociali, perché sono loro ancora a definire l'accesso al servizio, e una volta che hanno avuto l'accesso a Portobello vengono qui, noi le conosciamo e attribuiamo loro una serie di punti che loro utilizzeranno. In pratica noi restituiamo alle famiglie il potere d'acquisto che la crisi gli ha tolto. Con quelle somme di punti, non di euro, loro possono fare una spesa dentro al supermercato.